Ciao a tutti. Allora, parliamo di impugnatura. Abbiamo parlato già di impugnatura in tutte le salse. Io mi sono preparato questa impugnatura per il mio Smartriser XM1 che uso nella stagione indoor. Me la sono già levigata, però al contrario di quello che capita nell'arco olimpico, che possiamo intrarotare leggermente la spalla, quindi metterci in una posizione più consona per quanto riguarda la spinta nel punto pivot, quindi la spinta che si deve contrapporre all'osso radio ulna, omero e spalla, nell'arco nudo, che siamo un po' messi di traverso, è facile che questa mano scivoli leggermente, quindi può darsi che possa scivolare. Per evitare questo scivolamento io vi consiglio di utilizzare degli stratagemmi, che sono quelli ad esempio del nastro da tennista. Io acquisto questo nastro da tennista, che è quello morbido e autoadesivo, quindi ha una fortissima grip sulla mano e quindi la mano rimane perfettamente in posizione quando vado in trazione. Ma io vedo in chi lo mette, chi ha già avuto questa buonissima idea, lo vedo che lo mette un po' a caso sull'impugnatura. Normalmente lo vedo mettere avvolgendo il nastro sull'impugnatura in questo modo qua, e così via scendendo. No, assolutamente no, non si mette in questo modo, si usa il metodo criss-cross. Il metodo criss-cross, che adesso lo vediamo, e soprattutto questa parte finale non deve essere interessata dal nastro. Il nastro va messo solamente dove spinge, in questa zona qua, dove spinge la mano dell'arco, dove c'è lo scivolamento. Nella zona della gola non ci deve essere il nastro, deve essere libero in modo tale che la mano sia perfettamente inserita all'interno, ma solo dove ci sarà la spinta noi metteremo il nastro. Come si mette il nastro? Beh, intanto la partenza deve essere incrociata in questo modo. Questa è la partenza deve essere in questo modo. Tirate in questo modo e ruotate dalla parte successiva e create questa famosa croce. Ecco la croce, ecco che abbiamo fatto la prima croce. Questa è la croce di partenza. Dopodiché, chi ha lo Smartriser deve entrare qui dentro, chi non ce l'ha ovviamente è più facilitato. In questo modo, e tirando facciamo una croce che vada leggermente più in su, quindi leggermente più in su, ecco, vedete, in questo modo qua, leggermente più in su, ruotiamo e la posizione è già fatta, questa è già la posizione. Ora non dobbiamo altro che andare di sotto, che andare nella parte inferiore. Ecco fatto, nella parte inferiore, ruotiamo ancora e ritorniamo sempre a croce nella parte inferiore. Ecco, la nostra protezione anti-grip è finita così. Qua possiamo tranquillamente chiudere, vedete che la gola è rimasta vuota, la,
l'intrecciatura che abbiamo fatto non la farà minimamente muovere, quindi possiamo usare anche un nastro non biadesivo come uso io, ma un nastro normalissimo, e la nostra mano sarà perfettamente inserita nella grip e non si sposterà minimamente, sarà perfettamente bloccata durante la trazione. Questo è il risultato finale. Ok? C'è ancora un altro sistema. Per chi non vuole usare il nastro, possiamo usare un altro sistema. Un altro sistema interessante è quello di usare il biadesivo antiscivolo per gli scalini. Lo trovate in ferramenta, costa pochissimo, un rotolo enorme costa 5 euro ed è biadesivo. Quindi è questo, eccolo qua, lo vedete, questo è il rotolo, non fate altro che tagliarne tre dita in questo modo, un pezzettino, e poi questo pezzettino lo andiamo ad inserire sulla grip. Dove lo andiamo a inserire? Adesso vediamo. Prendiamo la nostra grip e lo andiamo a inserire esattamente in questo punto, in questa posizione, fuori dalla gola. Ecco fatto. Questa è la posizione ottimale di inserimento di questo, è leggermente abrasivo e in questo modo non avete bisogno dell'antiscivolo e la mano sta perfettamente in linea e va in ancoraggio alla perfezione. Questo è il secondo metodo che anch'io uso su altri archi e permette di mantenere la mano nella giusta posizione. Ok, spero che questi piccoli trucchetti vi siano stati utili, li possiate mettere in atto, provate, sperimentate, sempre sperimentare, sempre provare. Ricordatevi di iscrivervi al canale, di schiacciare sulla campanella, è tutto gratis, non si paga niente, e se volete supportarmi ricordate che c'è sempre il mio libro a vostra disposizione. Ciao!